Focus Certificates, l'approfondimento di classi MBC dedicato al mondo dei certificati. Buongiorno a Nicola Francia, Unicredit, qui in studio con noi. Buongiorno Nicola. Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti. E buongiorno al nostro Pietro Di Lorenzo, SOS Trader, in collegamento Skype da Napoli. Giusto Pietro, tu sei della zona di Napoli. Oddio, non lo sentiamo, penso... Pietro, ci sei? Non c'è l'audio, va bene, adesso ristabiliamo il collegamento. Cominciamo un po' con Nicola. Nicola, i nostri telespettatori fanno una domanda piuttosto ricorrente. Rally di Natale. Ci potrà essere, secondo te, una possibilità di rialzo alla luce del fatto che le banche centrali, comunque sia, si stanno muovendo, la nostra in particolare, nel senso di allargare il quantitative easing, la Fed di abbassare i tassi di interesse? Non c'è però il rischio che se loro di alzare il tasso di interesse, non c'è però il rischio che se la Fed alza il tasso di interesse, poi ovviamente i mercati sconteranno qualcosa e che questo sconto arrivi anche qua in Europa? Allora, intanto io sono abbastanza ottimista in questo periodo, devo dire. Adesso è chiaro che la difficoltà è sempre individuare dei trend e delimitarli all'interno di un orizzonte temporale definito. Perché sono ottimista? Tu hai citato due temi che sono sicuramente i due temi principali, quindi Fed e BCE, che hanno in questo momento due politiche divergenti, e questo in realtà spinge nella stessa direzione, che è una direzione comunque positiva e di ottimismo. Perché? Perché la BCE continuerà inevitabilmente ancora per un po' con la sua politica di quantitative easing e quindi di politica monetaria espansiva, che darà sicuramente ulteriore benzina ai mercati e darà sicuramente ulteriore spazio. La Fed dal suo canto, probabilmente a dicembre, se non è dicembre sarà subito dopo, inizierà finalmente a rialzare i tassi. Perché dico finalmente? Non perché sia un qualcosa, diciamo, in generale positivo, perché in realtà sappiamo benissimo che l'inizio di una politica monetaria restrittiva solitamente, generalmente, ha un impatto negativo sui mercati, ma in questo caso specifico, dopo tanti mesi, direi più di un anno ormai, che si parla di rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, i mercati adesso veramente se l'aspettano come un segnale positivo. Perché? Perché il rimandare questo rialzo durante tutto il 2015 ha, come dire, minato la credibilità che la ripresa in atto negli Stati Uniti sia dura e sostenibile e sia, insomma, duratura. Quindi da questo punto di vista un eventuale rialzo, contrariamente a quello che solitamente avviene, porterebbe sicuramente ottimismo ai mercati, e i mercati ormai se lo aspettano. E abbiamo visto invece reagire negativamente al momento in cui l'attesa è stata appunto disattesa, scusate il gioco di parole, nel momento in cui la Fed ha deciso di non rialzare i tassi di interesse. C'è un terzo elemento interessante che secondo me da mettere sul piatto di qua a fine anno, è che la Cina, che ha, come dire, portato turbolenze sui mercati internazionali da agosto, è stato l'elemento culminante più visibile, ma in realtà era da giugno che cominciava a dare avvisaglie di pericolo, adesso comincia, diciamo, ha stabilizzato la sua discesa e comincia leggermente a risalire, ma sicuramente a non scendere. Ed è sicuramente impostato di nuovo positivamente. La combinazione di questi tre elementi io penso ci può lasciare abbastanza sereni nel breve termine, quindi sicuramente fino a fine anno. Pietro Di Lorenzo, sei con noi? Eccoci, no, scusate. No, ci mancherebbe, assolutamente. Allora Pietro, rally di fine anno c'è o non c'è? Ma io la vedo in maniera analoga a Nicola. Sono, come sai, ottimista da diversi mesi. Ho l'impressione che il mercato italiano sia riscoperto anche dagli investitori esteri. Lo dimostra il fatto come spesso gli acquisti, se fai caso, soprattutto nelle scorse settimane, arrivano dopo dopo mezzogiorno, dopo l'una, quando gli operatori d'oltremani iniziano a accendere i loro terminali. Quindi sono fiducioso che chiuderemo su livelli superiori a quelli attuali. Dare un numero non è facile, ma mi aspetto un fine d'anno brillante. Va bene, allora entriamo in pausa e poi continuiamo sull'argomento rally di fine anno.
Dunque, per i nostri specialisti potrebbe esserci un rally di fino anno, almeno è quello che si augurano un po' tutti, almeno tutti quelli che non sono short. Pietro Di Lorenzo, stessa cosa anche sui titoli. Quali sono i titoli che ti stanno piacendo di più in questo momento? Sì, Emeric, continuando il discorso, in qualche modo abbiamo iniziato mercoledì, sì, quando abbiamo detto che spesso dopo la pubblicazione dei risultati gli operatori reagiscono un po' di pancia. E quindi acquistano, vendono non tanto sulla base di razionalità ma sulla base di euforia piuttosto che panico. Certo. E quindi secondo me le opportunità ci potrebbe essere proprio in queste strade qua. Come sai, questa settimana è stata ricca di dati trimestrali per, sì, le blue chips italiane, sì, e quindi secondo me i titoli che sono stati un po' penalizzati non a ragione per certi versi potrebbe essere riscoperti. È il caso di Intesa San Paolo, che abbiamo guardato proprio... Allora, dai, fammi Intesa San Paolo. Giorno, sì, avevamo detto che la trend line scaturente dai minimi toccati il 24 agosto avrebbe potuto sostenere i prezzi, cosa che è successa, quindi il titolo è rimbalzato da area 3,06,04, e da qui ritengo possa provare un tentativo, possa insomma riprendere la via del rialzo dopo questa debacle, certo, che abbiamo avuto nelle scorse sedute. Immagino che è un tema che possa essere riscoperto dagli operatori da qui a breve. Ok, target più o meno te lo sei posto? Assolutamente sì, 3,30, che se guardi il livello da cui è partito il sell-off, quindi mi aspetto un ritorno, diciamo che avrebbe come primo obiettivo 3,30, che giustificherebbe anche in termini di rischio e rendimento il trade, considerando che lo stop loss andrebbe messo sotto il livello psicologico dei 3 euro, quindi rischio e rendimento 23 tick all'insù contro circa 10 all'ingiù, ma 3 ha molto senso. Allora, Nicola Francia, certificates su ISP Intesa San Paolo? Allora, noi abbiamo recentemente iniziato a fare, su richiesta ovviamente dei nostri clienti, un'analisi di qua a fine anno, quali sono i certificati che offrono il maggior in termini, diciamo, rendimento su una base, su un orizzonte temporale molto breve, perché parliamo di un mese, sì, e mezzo più o meno. E più quindi meno. Proprio su questo mi piace che Pietro abbia citato Intesa, perché c'è secondo me un certificato estremamente valido, è un top bonus, quindi un bonus certificate dove la barriera viene rilevata solo alla scadenza. La Dammi scadenza le tre ultime dell'easing, così Roma 19. Roma 19, okay. La scadenza è fissata al 18 dicembre 2015, uh-huh, diciamo quindi tra un mese e una settimana. Bene, il Pietro ha individuato un target a fine anno di 3,30 su Intesa. In realtà quello che io dico è che non serve neanche che vada così in alto fino a 3,30, perché se al 18 dicembre il titolo Intesa è superiore a 3,1065, che è il livello di barriera fissata per questo certificato che oggi si acquista circa 101,35, rimborserà 109, quindi con un valore del titolo Intesa sopra alla barriera 3,1065, quindi molto, diciamo, più o meno a livello di Erni. Allora 3,10 è più o meno, sono i minimi di oggi più o meno. Esatto, 3, quindi ai livelli attuali rimborserebbe 109 e oggi lo acquistiamo a 101 in borsa. Pensate, ieri in realtà mezzo, ieri lo acquistavamo a 99, io nelle valutazioni a ieri era 99,10, quindi questo certificato ovviamente adesso ha una grande reattività, perché nelle prossime 5 settimane si gioca un 8-9% di performance con il titolo che tendenzialmente potrebbe anche più o meno rimanere dov'è. C'è una distanza da barriera che è strettina, però se 0,85% l'1% praticamente, però insomma... Sì, il tema è proprio quello, diciamo, per chi ovviamente ha una view positiva di qua a fine anno, certo, non importa quanto, non necessariamente deve essere un rally nel caso di questo titolo, basterebbe che da qua a fine anno il titolo sia leggermente superiore ai livelli attuali, quindi basterebbe, non so, un 1% per dargli un 8% di rendimento. E queste sono una serie di opportunità che spesso riscontriamo su orizzonti temporali di 1, 2, 3 mesi, con dei valori che a volte sono solo del 2-3% di periodo. In questo caso è un valore altri, importante a fronte di un rischio. Ce ne sono altri? Ce ne sono altri, ne abbiamo un altro della stessa famiglia su Fiat. Allora aspetta, adesso ci arriviamo. Pietro, Fiat, dammi la tua analisi e poi vediamo se puoi coincidere con target, barriere e quant'altro dei certificati. FCA. Fiat,
Fiat viene da una fase estremamente euforica. Ti ricordo che dopo il caso Volkswagen ha toccato il 29 settembre un minimo addirittura 10,42. Il livello da cui si è poi apprezzata del 35%, poi dai massimi toccati il 20 ottobre a 14,69. Adesso stiamo in qualche modo riassorbendo l'euforia che c'è stata anche a seguito della quotazione di Ferrari. Il supporto a 13 euro ha detto più che bene. Sì. Ieri, l'altro ieri e il 28 ottobre i prezzi e gli acquirenti hanno reagito su quei livelli e quindi potrebbe essere un buon livello di ripartenza, quindi si può provare da qui purché si abbia la rigidità e la disciplina di applicare uno stop loss a 13 euro. Col target? I target sono il primo a 14.1 euro che se guardi è il massimo di quella giornata particolarmente volatile, quella del 28 ottobre in cui l'indice ha fatto un punto su e giù. La stiamo evidenziando quella giornata. Esattamente, quella diciamo è una giornata che lascia il segno sul grafico, quindi sì. Anche qui entri adesso 13,20, stop 13, target 14, rischio rendimento 1,4 e qui un'operazione sensata. Allora, Nicola, hai detto che c'è certificates più o meno anche, sì, su FCA. Intanto fa parte della stessa famiglia, anche questo è un top bonus. Hai bisogno del codice? Sì, grazie. Le ultime tre Roma W5. Ok. Anche qua mi piace perché in realtà non abbiamo bisogno che il titolo faccia grandi performance dai valori attuali, basterebbe che il titolo rimane dove oggi, che è 13,24. Bene, se Fiat rimane a questi livelli, il 18 dicembre di quest'anno, quindi tra qualche settimana, il certificato rimborsa 111 fronte di un prezzo odierno. Io qua intorno alla pari 100,85, il prezzo leggermente sopra la pari, a 100,85 acquistiamo oggi in borsa un certificato che se Fiat rimane dove oggi, ovviamente va su, diciamo, l'importante è che non scenda dai livelli attuali. Rimborsa 111. Scusami, questo è il top bonus, quindi ricordami la caratteristica: se tocca la barriera, la barriera è chiuso, vale solo, no, la barriera nel top bonus vale solo ad una data, che è la data di scadenza, il 18 dicembre. Quindi può scendere sotto. Può scendere sotto, l'importante è che al 18 dicembre sia sopra. Allora, la barriera è 13,16. 13,16. Questa è, sono entrambe strette, però il rendimento c'è. 175 il prezzo, ecco, di acquisto. Ecco, perché abbiamo queste opportunità? Solo per chiarire, non so, qualcuno dice un regalo di Natale. No, non è un regalo di Natale. Queste opportunità si creano nel momento in cui c'è alta volatilità. Non è un caso che abbiamo scelto Fiat e Intesa. Fiat ovviamente con Volkswagen e con tutto quello che ha colpito il settore auto è uno dei titoli insomma che comunque ha subito del caso Volkswagen. E di conseguenza quando i titoli scendono la volatilità sale e nel momento in cui la volatilità sale si manifestano queste opportunità di rendimento. È lo stesso per Intesa dopo la pubblicazione dei loro risultati. Ma, su indici c'è qualcosa? Su indici anche abbiamo qualcosa, il più interessante è un Express Certificates sull'Eurostox che potrebbe... Allora, non mi dire niente. Pietro Di Lorenzo, studiati l'Eurostox 50 perché dopo la pausa pubblicitaria arrivo da te. Pausa. Allora, bentornati, ultima parte di Focus Certificates. Pietro Di Lorenzo, Eurostox 50. Pietro, non sì, ti senti? Dei temi che abbiamo trattato prima presenta delle caratteristiche di volatilità molto più contenuta e questa direi che è una buona notizia per chi ha un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Secondo me la base è stata trovata, da 3.000 i prezzi sono ripartiti dai minimi toccati a inizio ottobre e quindi qui il trend è assolutamente rialzista e così come per il FTSE MIB mi aspetto un rialzo interessante a qui a fine anno. La cosa che farei semplicemente è fissare uno stop intorno all'area 3.180. Un ritorno sotto 3.180 a livello in verità piuttosto lontano da quello attuale in qualche modo smentirebbe l'impostazione rialzista e mi dovrebbe indurre a chiudere le posizioni long, quindi
qui diciamo anche qui la visione. Non ce n'è un livello un po' più vicino rispetto ai 3.428 punti che abbiamo adesso? Magari il 3.003, che è un bel livello di supporto, ci può stare? Livello più vicino, sì, esattamente lì, intorno a 3.003. Come diceva correttamente Nicola all'inizio, bisogna, in questo momento la volatilità è fatta dalle banche centrali. Se guardi gli shock, guardando certo, i grafici, non vengono tanto dai risultati societari piuttosto che da altri elementi, come dire, esogeni, ma quando prendono parole i governatori e le banche centrali, il mercato in qualche modo prende una direzione. Quindi concordo le scelte di Nicola su sezionali top bonus, che hanno proprio il vantaggio di avere una barriera discreta e non continua, e questo in qualche modo consente di assorbire in maniera migliore degli shock momentanei che potrebbero colpire nell'entrata delle barriere. Invece sappiamo che i top bonus hanno il vantaggio di fare una fotografia della barriera solo alla scadenza, e quindi di limitare come dire, i problemi che potrebbero accadere qualora i prezzi sparassero in maniera repentina per qualche giorno su o giù. Se invece il certificato tocca il livello al 18 dicembre, ci scrive Claudio? Per me o per Nicola? No, per Nicola, specialista. Quindi se il certificato scade con un valore dove l'azione ha un valore più basso della barriera, il valore di rimborso è un ammontare che tiene in conto della perdita del sottostante dallo strike alla data di partenza. Oddio, quindi, Nicola, non ho capito niente. Allora, facciamo, dobbiamo tener conto di un ulteriore valore che non vi ho dato, che è quello dello strike. Prendiamo Intesa. Lo strike su Intesa era 3,27. Sì. Ok, se alla scadenza il certificato, Intesa vale 3 euro, quindi è sotto la barriera e ha perso diciamo il 10% dallo strike, quindi dal valore emissione, il certificato rimborsa 90, quindi così come il titolo avrà perso il 10, anche il certificato avrà perso il 10. Quindi segue la perdita. Segue esattamente la perdita del sottostante. Allora, Eurostock 50... C'è qualcosa? Nello stock 50 c'è un'altra opportunità molto simile, ovviamente trattandosi di un indice, avendo l'indice una volatilità comunque più bassa e una sua stabilità diversa rispetto a un titolo, i rendimenti sono commisurati. Sì, le ultime sono Savona 75. Okay. Questo è un Express. L'Express ha la particolarità di rimborsare anticipatamente se il sottostante è al di sopra dello strike, con cadenza in questo caso semestrale, quindi anche qua 18 dicembre 2015 c'è la prossima rilevazione. Lo strike è 3.454 punti a fronte dei 3.430 mi sa di oggi, quindi sì, parliamo insomma di variazioni assolutamente possibili e plausibili. Ricordiamo che abbiamo qualche settimana prima dell'osservazione. 2018, bene, se al 18 dicembre siamo sopra quel livello lì di 3.454 punti, certificato rimborsa anticipatamente paga 104 euro. Siamo a 99,5. A fronte di un prezzo oggi di acquisto a 99,5. Quindi ci portiamo a casa, nel caso, 4 punti e mezzo di rendimento in 5 settimane. Che insomma, annualizzandolo sarebbe un dato di tutto rispetto, ovviamente. Ma non è, l'avete non segnato, è la, annualizzato. Ma non è la logica giusta di vedere questa tipologia di prodotti. Che succede? Anticipo la domanda: che succede se non è sopra il livello dello strike al 18 dicembre? Bene, il certificato continua, non paga nulla in quell'occasione, continua la sua vita e ci rivediamo a giugno 2016. Se a giugno 2016 siamo sopra, rimborseremo 108, quindi il 4 che abbiamo perso a dicembre più il 4 del prossimo semestre. Allora, siamo in chiusura, eventi in calendario, Pietro, sempre l'Investing, sai che noi siamo media partner e quindi ci tengo particolarmente al tuo evento, Investing di Roma. Sì, io, Emeric, ci tengo a invitare oltre all'Investing anche a un'opportunità interessante per chi ama i certificati. Proprio sì, durante l'Investing ci sarà un corso di ben 6 ore che si chiama Certificati, Fondamenti e Tecniche di Gestione Portafoglio, curato credo dal massimo esperto in questa materia che è Pierpaolo Scandura, sì, che potrà, che insomma, che lo verrà impegnato per ben 6 ore. Tutta la caratteristica è questo, la frequentazione di questo corso darà la certificazione, consentirà di mantenere la certificazione professionisti EFA e quindi tipicamente promotori piuttosto che consulenti. Quindi una bella opportunità sia per i professionisti che anche per i retail, in quanto è aperto anche retail, di per ben 6 ore di sentire dai crediti EFA.
Esattamente, oltre ai crediti è anche un buon modo per comprendere questo mondo che all'inizio può sembrare affascinante ma complicato. Io credo che seguendo questo corso gratuito di 6 ore sicuramente si avranno le idee più chiare e si riusciranno a individuare in maniera migliore le opportunità sul mondo dei certificati. Pietro, dimmi. Scusami, a Investing Roma, che è esattamente venerdì prossimo, bisogna semplicemente fare un'iscrizione gratuita sul sito investingroma.it. E, insomma, avremo modo di ricordarlo anche la settimana prossima, Pietro. Dai, ci sentiamo. Ben volentieri. Ciao Pietro di Lorenzo. Ciao, grazie. Ci siete anche voi all'Investing? Ci siamo ovviamente anche noi, è un appuntamento per noi importante, non vogliamo mancare. Pietro sappiamo che è l'organizzatore, quindi assolutamente ci saremo e abbiamo due slot, due conferenze. Questa settimana in realtà è particolarmente ricca di eventi, abbiamo ancora, prima di andare a Roma venerdì, abbiamo Milano nei nostri uffici formazione ad alto livello mercoledì 11, è ancora possibile iscriversi gratuitamente nei nostri nuovi uffici, nelle torri di Piazza Gaio Lenti, e invece il giorno dopo, il 12, saremo dalle parti di Pietro perché saremo a Napoli per un evento, però in questo caso il 12 pomeriggio un aperitivo finanziario dove tra i relatori c'è Pierpaolo Scandurra di certificati e derivati, dove è un evento dedicato esclusivamente ai promotori finanziari. Va bene. Grazie mille Nicola Francioni, credita, alla prossima. Grazie a voi. Pausa, aggiornamento borsistico con la redazione di Classe MBC e poi noi ci rivediamo fra pochissimo.